Il 2015 è stato un anno estremamente complesso, così il sindaco Alessandro Ghinelli nel presentare al Consiglio Comunale la prima relazione annuale sull'attività di giunta. Ghinelli ha tracciato il quadro all'interno del quale si è poi delineata l'azione amministrativa del suo mandato a partire dall'elezione del giugno 2015 fino al 31 dicembre dello stesso anno. Dunque nella relazione si sono presi in esame i primi 6 mesi da sindaco di Ghinelli e l'attività della sua giunta. Sono state fatte in effetti molte più cose di quelle che io ricordavo, rimettendo insieme tutte le cose è venuto fuori un quadro completo. Dal punto di vista ad esempio delle manifestazioni culturali o legate allo spettacolo, abbiamo lasciato che si consumasse la terza edizione di Castica con un radicale cambiamento di indirizzo, non più in dissacrazione o in antitesi all'arte tradizionalmente espressa, ma in assonanza con questa, in modo da far funzionare le opere di arte concettuale come richiamo per portare poi i visitatori a vedere ciò che già esiste nella nostra bellissima città, per poi passare al bellissimo concerto inaugurale del Petrarca di Marta Argerich, pianista mondiale di fama internazionale, una delle migliori pianiste nel mondo, per poi passare all'inizio della stagione teatrale al Petrarca. Quindi sono state poste le basi di quella che poi sarà la politica della nostra amministrazione a partire dal 2016. Grande impegno nella modifica della macchina amministrativa del comune, con una struttura delle varie aree del comune di tipo verticistico, con 3 grandi macro aree, una destinata ai servizi al cittadino, una tecnica, chiamiamola così, ed una legata ai servizi economici e finanziari. Direi anche che in questo anno si sono poste le basi per la risoluzione di un importante contenzioso che affliggeva i dipendenti comunali e nei confronti dei quali l'amministrazione comunale ha dato disponibilità nel 2016 a venire a capo della contrattazione decentrata, ma le basi sono state poste nel 2015. D'altra parte il primo accordo con i vigili urbani per il pagamento dei festivi infrasettimanali è avvenuto proprio il 7 di dicembre, il giorno prima della festa per la quale era stata paventata l'inizio dello stato di agitazione. E poi che altro dire? È stata un po' contestata la mia relazione, ma non nel merito, ma soprattutto nel modo e nel metodo, perché molti si sono rifatti a una valutazione complessiva dell'operato dell'amministrazione, mettendoci dentro anche il 2016. Di fatto, tecnicamente, questa relazione va dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, quindi io ho sostenuto che è una relazione che racconta, secondo me, abbastanza bene l'inizio del nostro percorso amministrativo.